Sei più bene, hai detto che questo stipendio lo dai in beneficenza, non è un posto per uno da. No. Sì, Maurizio, subito. La costuccia, pure non tutto. Allora, vedete le mascherine, quando è cominciata sta pandemia, tutte queste mascherine erano proprio una cosa più seria allora, adesso stiamo per uscire, quindi, come ha detto Draghi, stiamo per uscire dalla grave crisi economica, comincia la miseria. Poi ha detto che al più presto ci sarà una ripresa, per il culo, ma ci sarà sicuramente. Quello che dice le cose fatte bene è sempre Berlusconi, il presidente, che ha detto l'Italia deve pensare alla crescita. E Brunetta, era ora. Ma Brunetta è un uomo fortunato. Comunque, Brunetta è fortunato. Se Brunetta gli casca la tazzina, manco io si rompo. Quando Cristo stava a fare Brunetta, ha capito che stia a fare una cazzata, l'ha lasciata a metà, tutto per mano. No, dicevo prima delle mascherine, tutte queste maschere appena iniziato, un anno e mezzo fa, ti ricordi? Io sono andato in banca, eravamo in sei tutti con queste mascherine, a un certo punto è entrato uno senza mascherina, una paura. No, ci siamo tranquillizzati, come ha detto, mano in alto, questa è una rapina, dico meno male, perché mi sei. E qua è. Poi io quando vengo a fare queste cose così, no? Ci sta sempre qualcuno che mi becca sempre fuori, o lo sa che arrivo, non lo so. Ho incontrato uno e dice, ti devo raccontare una barzelletta, questa è una cosa che io ho, ma mi fa piacere. Ma il fatto sai che ti dicono? Oh, come vai sul palco la devi raccontare, Ma questo non è che me l'ha raccontata una, tre me l'ha raccontata, l'altra l'ha raccontata tutte e tre, sta qua, sta puntato, non dico con la pistola, non mi sta a guardare, sento gli occhi addosso. La prima è quella di quel signore che va al bar, dice, cameriere, ma dai un whisky, che mi dà sto whisky, dice, da sto whisky, questo, pa, se lo beve a garganella, dammene un altro, pa, dammene, se ne beve sette. Il cameriere dice, ma ti fanno male tutti questi whisky? Con quello che ho non potrei manco bere, ma perché che c'hai? 3 euro. E questa è una. L'altra che mi ha raccontato è di quel signore che c'era 98-99 anni, stava per morire. Manda e chiama il compare suo, pari età. Questo va lì all'ospedale, si siede sto letto, compare, mi ha mandato e chiama, che è successo, compare, tu lo sai che io sto per andare via. E non posso morire con sto peso sullo stomaco, quindi devo dire una cosa, compare, ma non te la devi prendere. No, dimmi, che è successo, compare mio? Io 50 anni fa sono andato a letto con tua moglie, ho passato 3 ore bellissime, stai a pensare, compare? Pure io 50 anni fa sono andato a letto con tua moglie, ho fatto 3 ore di fila. Questa è la seconda. Aspetta, me devo ricordare la terza. Adesso è la quarta, pure, quattro me la raccontata, una non ha finita perché ho detto questa la so. Se non però stavo là, voglio chiamare Marco. Quella che è un ragazzo che va dal padre, dice, papà, ma sono fidanzato, cucci con la figlia all'avvocato, lasciala perdere che quella è tua sorella. Che papà in gioventù. Dopo un mese sto ragazzo torna, papà, ma sono fidanzato cucci con la figlia dell'ingegnere, lasciala perdere che quella è tua sorella, che papà. Dopo 2 mesi ritorna a storia, papà, mi sono fidanzato con la figlia del macellaro, non andò in asse una. Era il tuo sorella pure, sto ragazzo esce da casa tutto sconsolato, incontra la madre. Ma che c'hai figlio mio? Ma che c'ho, ma? Ogni volta mi fidanzo, papà dice quella mia sorella, ma lascio perdere quella non manco tuo padre.